Le malattie cardiovascolari restano la maggiore causa di morte in Italia, essendo ad esse riconducibili fra il 40 e il 45% dei decessi nel nostro paese. E secondo un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità condotta fra il 2016 e il 2019, ben il 40% degli adulti intervistati presenta almeno tre fattori di rischio cardiovascolare e solo meno del 3% risulta del tutto libero dal rischio. Spiega Furio Colivicchi, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ANCO. Sono problemi di salute pubblica di grandi dimensioni e purtroppo la pandemia ha peggiorato il quadro perché la gente si è controllata di meno. Ovviamente la parola d'ordine non può essere che prevenzione, prevenzione primaria, quindi prevenzione nei soggetti che fortunatamente ancora non hanno manifestazioni di malattia per gestire al meglio tutti gli elementi che predispongono alla malattia cardiovascolare e quindi il ricordo. In particolare il fumo, ricordo la vita sedentaria, ricordo l'ipertensione arteriosa e soprattutto ricordo l'ipercolesterolemia, il colesterolo che è un elemento centrale nello sviluppo e nella progressione della malattia cardiovascolare. Quindi, diciamo, nei soggetti che ancora per loro fortuna non hanno avuto una manifestazione della malattia, è molto importante che questi elementi siano posti sotto controllo, siano ben controllati e la gente deve smettere di fumare, ancora il 15% della popolazione italiana adulta fuma, questo è inaccettabile. Bisogna controllare molto bene i valori della pressione, fare attività fisica, l'alimentazione deve essere un'alimentazione sana, dobbiamo ridurre il contenuto di grassi animali nella nostra dieta perché questi contribuiscono a fare salire i nostri livelli di colesterolo e il colesterolo va controllato. Dobbiamo controllarlo, non è possibile che trovarsi di fronte a persone che a 50 anni non hanno mai controllato i valori del loro colesterolo, del loro profilo lipidico. Regole ferree invece per chi ha già avuto un infarto, un ictus o magari un intervento di angioplastica coronarica. In questi pazienti lì l'intervento deve essere pilotato dal cardiologo in maniera ben più aggressiva, ben più determinata, perché l'unica strada è quella di cercare di non ammalarsi. Ed una volta che purtroppo qualcosa è successo, dobbiamo fare in modo che non si ripeta, perché purtroppo quello che accade è questo, che chi ha avuto un infarto, poi dopo non si cura al meglio e nell'arco del primo anno, dopo il suo infarto, nel 20% dei casi può avere un altro problema molto importante, molto grave. Aggiunge Marta Saverino, presidente del gruppo italiano pazienti per l'ipercolesterolemia familiare, malattia ereditaria in cui un'alterazione genetica provoca livelli estremamente elevati di colesterolo nel sangue. La prevenzione cardiovascolare è fondamentale e oggi abbiamo la possibilità di agire in maniera importante su diversi fattori di rischio modificabili. Tra questi abbiamo l'ipercolesterolemia familiare, che colpisce in forma eterozigote circa 1 su 250 nati vivi nel nostro paese. È importante conoscere questa patologia, fare prevenzione precoce e in questo modo garantire salute ai cittadini. Che eviterebbero, facendo una prevenzione accurata e un trattamento adeguato, di avere degli eventi cardiovascolari nei primi anni di vita o nella prima età adulta. La necessità è quella di fare screening cardiovascolare precoce e screening di questa patologia, che è l'ipercolesterolemia familiare, già alla nascita.